signor William Hogarth. Amava realmente due cose, la città dove era nato, Londra, e i suoi tempi. L'autoritratto in cui ha avuto la bontà di includere anche me è stato dipinto nel 1745 e si trova adesso alla National Gallery. Sono passati due secoli e Londra, mi dicono, è molto cambiata. Allora il mio padrone la conosceva come le sue tasche e aveva occhio per tutti i suoi aspetti, nobili e sordidi, anche per quegli aspetti che i pittori accademici, suoi nemici, giudicavano volgari. E gli vedeva nell'uomo un essere capace di tutto e ne temeva la crudeltà, frutto dell'ambiente, della cattiva educazione e dell'alcolismo. Il suo occhio implacabile vedeva la crudeltà che i bambini esprimono sugli animali e che lascia nei loro cuori il seme per le gesta future. La crudeltà che diventerà più tardi abitudine. Raggiunge la perfezione nell'assassinio. Sino a che l'uomo crudele non ottiene la sua ricompensa sul tavolo anatomico dopo l'impiccagione. Ha lasciato un eccezionale panorama della società inglese del suo tempo e i suoi personaggi vivono in una serie di racconti disegnati con particolare vivacità. Il primo di essi si intitola Matrimonio alla moda.
di Squander ha consentito che il visconte, suo figlio, sposi la figlia del ricco birraio Tringwell. Questo sacrificio è necessario per estinguere i numerosi debiti della nobile sua famiglia, che risale, almeno come pretende il suo albero genealogico, a Guglielmo il Conquistatore. Il birraio è soddisfatto. Sborserà volentieri il suo denaro per celebrare questa unione che darà lustro e decoro alla sua famiglia. Ora non resta che firmare il contratto di nozze. I fidanzati si conoscono quel tanto che basta per un matrimonio alla moda. È passato poco tempo e già nella nuova casa regna il disordine. Marito e moglie si incontrano per caso all'alba di ritorno da qualche festa. L'affetto diminuisce e i debiti aumentano. Il segretario questa volta ha parlato chiaro. Ci vogliono soldi, molti soldi per saldare tutti i debiti. Gli strapazzi di una vita dissipata non hanno giovato alla salute della giovane coppia. Un dottore compiacente dà modo agli sposi di continuare senza gravosi impacci l'attività mondana tanto gradevole. Il salotto di Lady Squander è ormai celebre in tutta Londra. La viscontessa è bella, di carattere gaio. Non le mancano certo i corteggiatori e le occasioni. Il servetto moro mette in mostra i regali inviati dall'Italia da qualche ammiratore. Lady Squander è felice del suo nuovo stato. In un matrimonio alla moda non c'è forse l'amore, ma si godono tutti i vantaggi della società elegante. Una sera la tragedia scoppia improvvisa in una losca taverna. Il visconte ha sorpreso sua moglie con un amante. Nel duello il visconte è rimasto ucciso. Lady Squander, troppo tardi pentita, non può che assistere alla morte del marito. Ma anche il suo cuore non ha retto alla tragedia, alla vergogna, alla miseria. L'infelice birraio sfila dal dito della figlia l'anello nuziale, unico gioiello sopravvissuto alla rovina finanziaria. Tranquillamente. Questo matrimonio alla moda si è concluso come i suoi padroni non immaginavano.